Ragazzi, buonasera a tutti. Intanto mi sto guardando Tokyo Drift. È uscita questa notizia. Adesso è ufficiale perché ho aspettato, secondo poi è stato smentito tutto. Adesso sarebbe ufficiale. Gli inquirenti di Las Vegas lasciano cadere tutte le accuse della vicenda accaduta nel 2009, nel 2009, scusate. Cadute le accuse di stupro nei confronti di Ronaldo Maiorga, sapete benissimo, nessuna prova solida. Di fatto hanno scopato in maniera consenziente. Adesso, io feci un video a ottobre quando era, e alcuni youtubers mi avevano attaccato dicendomi che discorsi fai, perché adesso non, un milionario, un ultramilionario non può fare queste cose. Io non ho mai detto che uno a quei soldi lì non può fare quelle cose. Ho semplicemente detto che mi risultava strano che a distanza di anni una se ne uscisse, dopo che fatalità è caduto tutto il discorso economico, adesso denunciando la cosa. E ho detto, mi sa tanto di una che ha finito i soldi e ne vuole ancora. E lì tutti ad attaccarmi, ma cosa dici? Lorenzo, se non sbaglio, Asso di Roma, no, Asso di Roma non so, forse sì, non mi ricordo, aspettando il tattico sicuramente. Vabbè, ma senza rancore, adesso non faccio questo video con rancore, però mi ricordo, insomma. E poi mi ricordo i giornali, no, Filo Juventini, cosa scrissero su Ronaldo. Quell'accusa, tra l'altro, è stata un danno d'immagine alla Juventus e allo stesso Ronaldo, perché Ronaldo gli hanno levato praticamente l'immagine di copertina da FIFA, che è un danno non indifferente, perché FIFA comunque è il videogioco di sport, insomma, o di calcio comunque venduto più al mondo. E quindi anche per questo la Juventus ha deciso di dare l'esclusiva PES, però vabbè, questo è il mio pensiero. E fatalità, adesso, sto guardando, no, cos'è Sky, cazzo è Sky, Cristiano Ronaldo esce a testa alta dallo scandalo del presunto stupro, è venuto in un hotel là di Las Vegas. Bene, adesso io vorrei sapere da questi giornalisti, giornalai, da molti che mi hanno attaccato perché mi hanno detto, ma cosa dici? Fai passare un messaggio brutto. Cosa avete da dire? Io l'altra volta, quando è uscita quella notizia, non ho riportato nulla, perché ho detto voglio le notizie ufficiali proprio degli inquirenti, non da un giornale che riporterebbe un'indiscrezione. Adesso sono uscite le cose, le decisioni ufficiali, le sentenze ufficiali. Cosa mi dite? Ronaldo è stato infangato per nulla. E non è perché è un giocatore da Juventus, perché è un discorso logico. È un discorso che se uno ha un po' di sale in zucca ci arriva. Dopo 10 anni, 9 anni, sta qua, si sveglia e denuncia uno per stupro. Poi vieni a conoscenza di che c'è stato un rapporto consenziente per non far sapere a nessuno che aveva avuto quel rapporto consenziente. Magari c'è stato un accordo economico. Guarda, stai zitta, ma di sicuro, ragazzi, se c'è stato uno stupro, se ci fosse stato uno stupro, sicuramente a qualsiasi cifra una ragazza non avrebbe accettato. Io oso pensare questo. Io oso pensare questo semplicemente perché penso che anche le ragazze, come tutti noi, abbiano una dignità. E se una ragazza stuprata, ok, abusata sessualmente, e per una cifra rinuncia a una denuncia, per me perde anche la dignità. Questo è un mio pensiero, perché se tu vuoi giustizia, non c'è cifra che tenga. Questo è un mio pensiero. Fine. Però sta di fatto che dopo mesi e mesi, quello che dissi ad ottobre si è verificato dopo mesi. Fine. Adesso
Non è che voglio riprendermi delle rivincite o cose del genere, semplicemente probabilmente ho ricevuto a ottobre attacchi inutili, a mio avviso, ingiusti, perché io ho detto la mia opinione, senza tra l'altro insultare nessuno, però vabbè, magari ho detto un po' di cose su di lei, però di fatto poi le sentenze mi hanno dato ragione, e nulla, tutto qui, ok? Buona serata a tutti, sempre comunque fino alla fine Forza Juventus. Adesso però penso e spero che non so se la Juventus, però quantomeno Ronaldo adesso chieda anche i danni d'immagine. Non solo a lei, ma anche a chi poi l'ha infangato. Adesso spero e penso che lui si riprenda tutte le rivincite, non solo morali, ma anche economiche. Questo, conoscendo Ronaldo, sicuro lo farà. Ah, scusate, quasi dimenticavo. Io fossi Ronaldo, prenderei anche tutti i pezzi di merda che hanno scritto sui social Stupraldo o cose del genere e li denuncerei tutti, anche loro. Cazzo. Fossi Ronaldo farei una cosa, cioè farei veramente cagare tutto a tutti.